Dalla Regione 2.500.000 euro per sostenere e potenziare in Sicilia i servizi in difesa delle donne vittime di abusi e maltrattamenti. Abbiamo impegnato tutti i fondi disponibili per intervenire concretamente nel contrasto alla violenza sulle donne, sottolinea l'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone, a dimostrazione dell'attenzione che il governo Musumeci ha sempre manifestato nella difesa delle situazioni di fragilità e nel sostegno a chi è vittima di abusi e maltrattamenti. Caro Energia, Confesercenti Enna, attraverso il proprio sportello green inaugurato a ottobre, è riuscita a far risparmiare i propri soci dal 20 al 50% tramite il consorzio nazionale. Abbiamo inoltre stipulato una convenzione con Repower, fa sapere il referente dello sportello Michele Di Franco, con servizi innovativi per il risparmio dei consumi e dei costi dell'energia. Identificare nuovi target farmacologici per migliorare il trattamento nella pratica clinica nel campo dei disturbi cognitivi e delle malattie neurodegenerative. Su questo tema si sono confrontati ieri all'Oasi di Troina numerosi specialisti e ricercatori del settore. L'incontro dal titolo Drug Discovery e ricerca traslazionale nelle demenze è stato organizzato dall'Oasi e dall'Università di Catania. Il nisseno Flavio Vicari è stato eletto coordinatore regionale delle consulte provinciali degli studenti della Sicilia, vice coordinatore l'ennese Andrea Greco dell'Istituto Napoleone Colaianni. Ieri a Palermo si è svolta la prima riunione del nuovo biennio. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.